Bentornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come: a distanza di anni dalla dipartita del compianto presentatore Fabrizio Frizzi, arriva una confessione sulla sua vita personale. Ecco cosa sta succedendo: Fabrizio Frizzi è stato uno dei presentatori più importanti ed apprezzati della televisione italiana. Amato per la sua gentilezza e per la sua passione, Frizzi è venuto a mancare ormai tanti anni fa, a marzo 2018. La notizia della sua morte ha sconvolto l'Italia, abituata a vedere il presentatore ogni giorno nel suo programma di punta, L'Eredità. Frizzi non solo era un ottimo conduttore, ma era una persona bellissima e il suo ricordo è ancora vivo nella memoria dei colleghi e di tutti gli spettatori italiani. L'uomo è diventato famoso negli anni 80 e molti lo associano alla conduzione, durata per svariati anni, dello storico programma Miss Italia. L'uomo è stato al timone dell'Eredità per un bel periodo, fino a quando un malore non lo ha portato via. Frizzi ha lasciato sua moglie Carlotta Mantovani e una figlia di 5 anni, Stella, le quali, però, hanno ricevuto l'affetto degli amici più cari del conduttore come Carlo Conti, Amadeus e Magalli. Prima di Carlotta, con la quale è convolato a nozze nel 2014 dopo una lunga frequentazione, ha avuto un'importante relazione con la presentatrice Rita Dalla Chiesa. I due si sono sposati nel 1992 e sono stati marito e moglie fino al 1998, ma il divorzio ufficiale è arrivato nel 2002. All'epoca la relazione tra Fabrizio e Rita Dalla Chiesa fece scalpore a causa della forte differenza d'età, ma tra i due personaggi dello spettacolo nessuna polemica avrebbe potuto scalfire un rapporto così puro. Le parole di Rita Dalla Chiesa: si tratta di un rapporto, quello tra la storica conduttrice di Forum e Frizzi, così profondo da durare ben oltre la separazione. I due, infatti, sono rimasti ottimi amici e hanno condotto svariati programmi insieme. Dopo aver appreso la terrificante notizia della morte di Fabrizio, Rita fu colpita da un dolore inimmaginabile: aveva perso una delle persone più care della sua vita. D'altronde Rita e Fabrizio si conoscevano da un bel po' di tempo, sin da quando i loro sguardi si erano incrociati negli studi Rai per lo show Pane e Marmellata. Da allora sono diventati l'uno il supporto dell'altro. Rita Dalla Chiesa ricorda in un'intervista il periodo difficile della separazione con Fabrizio. Ecco il suo racconto onesto di quei momenti molto tristi: quando hai vissuto un amore così grande, così bello, non può che bastare un piccolissimo problema per rovinare tutto. Sicuramente il nostro rapporto è finito perché alcune cose le ho sbagliate anche io. All'epoca cominciavo a intuire che ci fosse qualcosa che si stava un po' rompendo, e infatti avrebbe dovuto consegnarmi in diretta una rosa e dirmi «ti amo», ma lo fece con esitazione. Lì capii che l'avevo perso. Nonostante tutto, i due hanno continuato a volersi bene fino a quando, purtroppo, Fabrizio è venuto a mancare, lasciando un vuoto in tutti noi. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.